crisi più pesante è iniziata circa 3 anni fa, soltanto che gli antiquari italiani non hanno il supporto dello Stato per reagire a una crisi economica così forte. Non c'è stato concesso, non dico nessun aiuto, ma nemmeno atteggiamenti di solidarietà che da un certo momento in questo momento sarebbero necessari. Sono parecchi gli antiquari che in questo momento, per onorare il proprio nome, fanno parecchia fatica a mantenere in piedi le gallerie. Non esistono soltanto poche centinaia di antiquari in Italia, ma c'è tutto un indotto molto importante. Ne penso in quadro che vede appeso alla prete, non c'è soltanto l'antiquario, c'è un restauratore, un ideatore, un corniciaio, un assicuratore, un fotografo, uno storico dell'arte e via dicendo. Vivono circa 500.000 famiglie dell'indotto dell'arte. Allora, in questo momento le posso assicurare che il numero si è notevolmente ridotto, si sono ridotti gli antiquari, ci sono parecchia gente tra questi che sono senza lavoro, di restauratori, è abbastanza triste. Gente di grande qualità, in pratica non hanno sentito nessun tipo di deprezzamento e sono sempre molto ricercati. Credo che invece è un po' più grave la situazione per gente di media qualità. La gente di media qualità, essendo sparita una fascia di compratori che erano il commerciante, l'avvocato, in questo momento soffre molto. E ci sono solo due paesi che non hanno aderito al Trattato di Maastricht in materia di circolazione dei beni dell'arte, uno l'Italia e l'altro la Grecia. Per cui abbiamo ancora, purtroppo, delle notevoli difficoltà di esportazione e soprattutto i tempi sono troppo pesanti per noi, perché i 40-50 giorni che la sovrintendenza si prende prima di rilasciare un certificato di libera circolazione spesso scoraggiano l'acquirente straniero. Io ho avuto la possibilità di parlare con quasi tutti i ministri dei beni culturali. Purtroppo il vero potere in maniera di circolazione dei beni dell'arte non risiede tanto nel ministro, ma quanto dei vecchi apparati che purtroppo sono molto conservatori e poco inclini a cambiare. La Biennale dell'Antiquariato di Palazzo Venezia è una mostra un po' differente dalle altre, in quanto non è semplicemente una mostra commerciale, rappresenta un po' il trade union tra il mondo dell'antiquariato e le istituzioni. Questa mostra poi è vista con molto interesse, in quanto in un momento particolarmente delicato per l'economia e soprattutto per il mondo dell'arte. In particolare la reazione degli antiquari è abbastanza significativa. L'arte italiana nel mondo è sottocotata, i capolavori dei nostri artisti più importanti non valgono come i capolavori di pittori fiamminghi, tedeschi o francesi. Un problema che bisognerebbe rivolgere al ministro. Il ministro dovrebbe pensare di essere il gestore di un patrimonio incommensurabile che l'Italia detiene. No, e il buon gestore è quello che riesce a valorizzare il proprio patrimonio, non quello che riesce invece a farlo vedere di meno.